Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di League of Learning, qua il vostro amico Iaco vi parla. E oggi riesco a portarvi... Ecco, però il Normand Blind Peak, perché lo sapete, è permabannato e quindi ci sarei tipo rimasto 70 anni a tentare di usarlo in draft. Allora. E in Normand Blind Peak, come voi sapete, succedono cose magiche. Per esempio, il nostro di carry che è Yasuo, ma questo non è che sia un gran problema. E il loro team che ne ha tre di AD carry. E io non so contro chi sono, perché top non ho più pari idea di chi possa essere. Graves è jungle, questo presumo sia di carry. Victor, boh, sarà forse contro Victor o Varus, perché se Victor non è mid sarà top, penso. E questi qui parlano un casino. They don't leverage champion, lol, no tanks. Cazzo dici no tanks? Sono io, I am tank. I am tank. Allora ragazzi, Yasuo tank. Eh sì, Yasuo tank. Ecco tank. Ecco tank è stato spammato le peggio volte. Pick o ban è veramente un cancro. Perché è un cancro? Buildato tank. Sostanzialmente perché fa... Perché fa danni sulla vita, e facendo danni sulla vita che proccano con le auto-attack, non ha bisogno di buildarsi AP per fare danno. Si builda tank, va, tira dritto come un treno, non gliene frega, non te ne frega un cazzo perché se sbagli torna indietro con l'ulti. Ecco perché funziona, ecco tank. Ora, io sono contro un ranged, no? Mi sono messo le cristalli in flash, no? Potevo anche iniziare di Doran per avere un po' più di sustain di mana. Ok, sono contro Jhin. Allora, contro Jhin non dovrebbe essere troppo difficile, cioè mi fa male per carità, e ora mi pokerà sicuramente. Però visto che ha... Visto che ha... Cazzo fa? Mi viene vicino? Sei scemo? Ma sei scemo? Beh, ora me ne devo andare però. No! LOL. Ha usato lì a lui, va bene. Sto dicendo, è scemo che mi viene melee con... E mi viene melee, visto che io sono melee. Ora devo... La troia. Ah, mi ha rettato. Va bene, quella Q... Quella Q non doveva prendermi, in teoria. Va bene, forse non sei scemo. Tippiamo. Però lui il flash l'ha usato. Cos'era quella ward? Ah, non era una ward. E ora sei morto tu. Benissimo. Ragazzi, ecco cosa dovete fare con Ekko. Non ve l'ho spiegato perché ero impegnato a farlo. Però se notate, mi sono andato di E addosso. Mi sono andato di E addosso, poi... Un attimino che cliro qua, eh. Mi sono andato di E addosso. Poi gli ho tirato immediatamente la Q per slowarlo. Visto che la Q ha quel breve tempo di delay. Vedete? Adesso a questo periodo di tempo di delay, poi torna indietro. La cosa ideale sarebbe sfruttare la passiva del movement speed che prendete una volta che chiudete il terzo cerchio di auto-attack. Una volta fatto quello, andate avanti a lui, sempre auto-attaccando, gli andate avanti in modo tale che la Q, quando vi torna indietro, lui è dietro di voi, quindi lo colpite di nuovo. Questo riuscite a farlo anche in early game quando la Q non slowa troppo, però riuscite. Comunque poi ve lo farò rivedere. La classica combo di Ekko è questa. W se riuscite a... Minchia, già stanno fildando già. W se riuscite a... A capire dove sarà l'area di scontro in modo tale da stunnarlo. Poi semplicemente E, Q, tiri dritto... Ah, così. Tan, 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 tan. Semplicissimo. Però loro sono praticamente tutti AD, tranne Victor e... Vabbè, Pardan, non è che lo conti molto. Danni ne fa... Io mi sono messo la chain vest subito, teoricamente si mette prima il pezzo della Sunfire, però visto che questo simpaticone fa tanti danni, ho preferito. Ok, visto che questo qua fa tanti danni, veramente parecchi, ho preferito mettere prima la chain vest. What? Cos'era quel lag? Avete visto che stavo scatticchiando? Ok, questa la mettiamo qui. Ancora non penso di essere in grado di...
dare troppi problemi a sto Jin. Ok, così gli evito pure la... Oh madonna, che danni, raga, però mi fa... Mi fa troppi danni. Comunque la prossima... la prossima combo dovrei riuscire a farlo fuori. Ora vediamo un po' se riesco a... Lui se ne sta andando perché mi sa che l'ha capito. Esatto. Ok. Ha poco farm, perché mi sono fatto infinocchiare la prima kill. Comunque, una volta che avrò l'ulti, penso che non lo soffrirò più. Qua se lo aspetto, purtroppo. Non è scemo. Oh, no, 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 quella cosa che critta fa malissimo. Ora, vediamo, facciamo i furbi, no? Facciamoli sprecare i colpi. Ok, perfetto. Qua abbiamo... ho agito di furbizia perché l'avversario è Jin. Ho aspettato che avesse... solamente tipo un colpo, ovvero l'ultimo, per poi andargli addosso perché ovviamente avrebbe avuto il delay di ricaricare. Qua è stata, diciamo, puro gameplay. This champ. Lo so, amico. Mi sento in colpa per lui perché lo so che è un cancro. Però io ve lo devo spiegare, quindi poco c'è da fare. Allora, siamo già 2-1, perfetto. Ora torno indietro, mi metto la... Non ho bisogno del move speed, non ho bisogno delle scarpe perché tanto prendo il move speed dalla passiva. Mettiamo il Bami Cinder. Vorrei anche fare un bel TP bot. Giusto, non stanno soffrendo? Non so se giù stanno soffrendo, penso di sì, però. Direi, cazzo. Giù stanno soffrendo parecchio. 0-2-1-1. Appena posso il prossimo TP lo uso bot. Così l'aiuto. Vabbè, il late game è totalmente nostro. Cioè, Skarner, io, Yasuo, di late game... Di late game stiamo stra a posto. Il problema è che... LOL. Il problema è che dovremmo resistere. Ora posso tranquillamente fare così. Tanto... me ne vado di qua, e hai finito di ultare. E ora iniziamo a diventare gli ecco noiosi, perché come avete visto ci ha fatto veramente poco danno. Abbiamo la Q maxata, quindi riusciamo a clearare le wave tranquillamente. Cazzo. Ok, ora andiamo a guardare perché ho paura di Graves. Il TP me lo tengo perché voglio fare uno bello bot e dargli un po' di vantaggio, cioè risollevarle più o meno. Lui ha messo lifesteal. Scelta giusta. Il lifesteal su Jin funziona perfettamente visto l'alto danno degli auto-attack e anche degli auto-attack. Quindi qua ha giocato intelligentemente lui. Ah, peccato, volevo fargli... cazzo, Graves! Via, 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 via. E me ne vado. No, non penso proprio, vattene. Ah, non so se riuscirò a usare il TP bot, cazzo. Non ho neanche mana per l'ultimo, purtroppo. No, non riesco a usare il TP bot, devo tornare qua. Purtroppo non riesco a usare loro. Graves non dovrebbe... essere nelle vicinanze, però Skarner sta facendo il suo dovere. Quindi magari non hanno nemmeno bisogno di me. Tu mi raccogli qua davanti, ma sei scemo. Uscire con Ekko è, diciamo, una mossa sempre corretta, perché lui non soffre, cioè insomma, non soffre molto i gank per via dell'ulti e per via del fatto che è un champion agile, mobile, e la E comunque funge quasi da escape. Quindi pushare con Ekko, oltre al fatto che dopo un po', dopo Sunfire ok, dopo avrei potuto ultare, tornare indietro e ucciderlo, avrei potuto. Sto dicendo che dopo aver messo la Sunfire... Che sto a fa? Sto a fa stronzata, ecco cosa sto a fa.
Ehi? Dovrei salvarmi. Ok, perfetto. La tiro per mia evenienza. Perfetto, perfetto, perfetto. State dicendo che non soffre molto i gank, come avete visto, perché la W, se la mettete bene... La W, se la mettete bene, può... My bad. La W, se la mettete bene, può aiutarvi molto a... a scappare. Come avete visto, io praticamente ho stunnato Graves, gli ho fatto un sacco di danno, ho dovuto usare l'Iale e anche il Flash Topo quando sono tornato indietro. Adesso non me la sento di divarlo, perché semplicemente... semplicemente non ho l'ulti, altrimenti l'avrei fatto. E qua Victor sta insultando tutti, non so perché. Ora qua clear un attimo i minion, perché non voglio ingaggiarlo con i suoi minion attivi. Ok, gli ho fatto un bello... Ora posso divarlo. Oh. Scherzavo, non posso divarlo ancora. Ah, mi ha preso, cazzo. Ok, mi ha preso solo con una. Ho tentato di schivarla il più possibile. Ok. Benissimo. 82 farm contro 69, direi che è buono, anche perché ho 3 kill. E lui 0. Abbiamo di nuovo l'ulti, quindi posso stare tranquillo qua, anche se viene Grace, praticamente ce lo killiamo. Quando siete sotto torre da colpire minion, wave clearate, prima di tutto perché fate altri minion e poi perché permettete alla wave dietro di arrivare tranquillamente. Qua sto facendo una cosa rischiosa, eh. Cazzo, 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 sono nella merda. Non ho mana per l'ulti, sono nella merda. Graves e bot. Ok, scappo. No, 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 lui l'ulti non ce l'ha, vero? Ok, che culo. Io volevo killarlo, in verità. Avessi avuto più mana, magari qualche cristallo in flash l'avrei killato. Fine qui. Ok, ora ho la Sunfire, penso che lui abbia finito di vivere. Anche perché dopo la Sunfire ci si fa assolutamente il Gauntlet. Eh sì, ha finito di vivere, ragazzi. Assolutamente finito, non mi farà più un cazzo. Non mi farà più un cazzo. Appena metterò anche il Gauntlet. Oh, più un cazzo. Bot stanno vincendo, visto? Yasuo di carry. Ehi. What the fuck? Vabbè. Yasuo di carry funziona, io l'ho sempre detto. Allora. Vediamo un po'. C'è una cosa molto carina che potete fare con la W e la ulti di... e la ulti di Ekko. Allora, la ulti di Ekko funziona che torna indietro 4 secondi fa. Vedete che il... lì è, se la clicco dove tornerà indietro e fa danno, ovviamente. Se voi timeoutate la W, dove sta questo clone, praticamente, oltre a tornare indietro e fare danno, stunnate automaticamente. Perché lo stun di Ekko funziona solamente se siete dentro anche voi, cioè se voi entrate dentro alla barriera, altrimenti non funziona. Non so se questa cosa funzionerà. No, ok. La W è un po' difficile da hitare. Vedete, non mi fa più un cazzo. E gli faccio troppo danno. Cioè, insomma, non mi fa più un cazzo. Più o meno, è sempre comunque Jin. Danno me ne fa. Vabbè, quella non arriva. Focare di Q non è che sia questa gran cosa. Perché dovete essere un po' appiccicati per farlo. Prossima volta mi sa che lo kill, eh. Proprio un'altra pozza. Ah, però i miei amici lì hanno bisogno di aiuto. Ecco la stupidità di Ekko. Vedete? Cioè, mi sono preso 4 colpi di torre, eh.
4. E non è successo niente, non è neanche dovuto ultare. Ok che lui è una di carry, comunque sarebbe successo anche se era tipo, non so, una. Esattamente, quello che avevo detto prima. Tentate di kill, cioè, di ultare anche in modo offensivo, non solo in modo difensivo per scappare. Come ho fatto adesso, perché ho visto la figurina di. La figurina della mia ulti dove stava Graves, ultato, boh, morto, schiattato. E il Gauntlet? No, che cazzo dici? Il Gauntlet ancora purtroppo no, mi manca un pochino. Non ho neanche messo le scarpe. Scarpe per Ekko, Mob Speed. Assolutamente Mob Speed. Sono 5-1, sono davvero forte. Champion davvero forte, eh. Anzi, fa davvero schifo. Io Ekko lo banno o lo picco in rank, per forza. Perché, vedete, non è possibile. Un champion buildato così che comunque fa danni e non prende danni. È davvero stupido. Questo poveraccio penso si starà divertendo. Io mi metto queste scarpe, le Swiftness, per essere più veloce. Penso che ora ogni volta che usi la E lui si prende un infarto. Ah, però continua a colpirmi. Cazzo, questa non l'ha evitata bene, eh. Però posso tranquillamente andare, cioè a me non me ne frega un cazzo. Vedete quando vi dico che Ekko non frega un cazzo del team? Non frega un cazzo! He's fine to play Ekko? Beh, sì, perché killare è divertente, però se mi metto nei suoi panni. Comunque stavo dicendo che vedete come non gliene frega un cazzo. Lui va avanti, tira dritto come un treno, anche se faila la Q. Te ne sbatti perché continui ad attaccare, prendi il bonus di velocità e lui non può scappare, non può. Una volta che abbiamo tanto cooldown, poi. Oddio, non può fare un cazzo il nemico. Niente. Nulla. Ecco perché viene bannato. Ecco perché, ecco, viene bannato. Semplicemente. Va già dove sono arrivato. E non mi sono mosso dalla top. Io, poverino, sto Jhin lo capisco, perché. Va, che roba, va, che roba. Ma che roba, hai visto dove sono? Stavolta mi ammazzo. Ah, peccato, non avevo la E! Peccato, peccato, stavolta mi ha ammazzato. Vabbè, anche giusto, poverino, se no avrebbe messo acquittato. Allora, mettiamoci le scarpe. Nope. Le scarpe in caso di. I record and sent to Riot. So cosa stanno dicendo. In caso di avversari AP dati, non è questo il nostro caso. Spirit Visage. Anche se siete in lane, Spirit Visage è prima della Sunfire. In questo caso. Direi che mettersi. Se proprio volete mettere qualcosa di resistenza magica, un Abyssal. Sì, direi un Abyssal. Perché comunque sia un oggetto offensivo che difensivo. Ora mi prendo la botlane io. E sì, un oggetto difensivo che offensivo e procca parecchio bene ormai. Anche perché dà cooldown. Questo mi stava prendendo in giro. Solo nel caso in cui però ve la sentite, nel caso in cui siete fiddati come ora lo sono io, e loro non abbiano molti danni AP. Se avessero avuto un team veramente molto AP, allora era meglio una Spirit Visage per resistere. In questo caso la Abyssal è più che sufficiente. Ciao! Sai che tu muori? Sai che mi hai fatto un favore, Bard? Che schifo, che schifo, guardate, guardate il movimento spin che prende sto schifo. Che schifo. Che schifo. Di sempre is a joke. Sì, ha ragione, questo champion è uno scherzo. Fa schifo, però è divertente. Fa schifo, ma è divertente. Dove cazzo è andato? Uè, what the fuck? Ah, ok, era già morto. Questo champion fa schifo, fa cacare. Cioè.
Fa schifo, non so più che modo dirvelo, fa schifo. Dai, mi stiro anche... Ah, no, non mi stiro più, vabbè. Questo champion fa schifo, ero un... In un 1v3, mi sono fatto un 1v3 senza proprio... Devo stare attento a Victor che ho poca vita. Cosa che mi ha stunnato? Ma va, va, via, 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 no, 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 no. Via, 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 ok. Questo champion fa schifo. Non so più in che altro modo dirvelo. Oh, alla fine stiamo vincendo comunque. Anche di brutto, eh. Scarna 7-0. Allora, questo, questo. Tra l'altro buona la Vissal, perché da cooldown reduction. Cioè già ne abbiamo 20 con il Gauntlet che è un core item. Poi la Vissal ci fa arrivare al 38. Questo perché io mi sa che ho messo... No, non ho messo nessun errore particolare. Però 38 già è buono. Cioè facciamo una E ogni 4 secondi, la Q ogni 4. Beh, vado bene. La ulti ogni 56! Cioè, ogni 56 è tornato indietro nel tempo come faceva Prince of Persia. Non so se avete mai giocato a Prince of Persia? Quando facevate una cazzata, riavvolgevate il tempo col pugnale. Praticamente ecco uguale. Fa una cazzata, riavvolge il tempo, torna indietro come se non fosse successo. Io questo posso arrivare. Vabbè, ora magari meglio non esagerare perché sono in 3. Però, i danni. E sono tank. E io non vedo una sega. LOL, l'ho fatto. Mi ha fatto di nuovo un favore, Bard. Devo voltare. Via! Ok. Zed, pensaci tu. LOL. Quello sarà anche arreso alla vita. So it's simple how team lose but play skill chair. Oh, i nostri ci abbiamo skillati tranne il mio, eh. Cioè, Thresh ci vuole skill, Yasuo... Zed assolutamente ci vuole. Skarner... Beh, insomma, Skarner non tanto, ma... Aia, ha fatto un cazzo. Ma un cazzo, ha fatto un cazzo. No, andiamo via, andiamo via. Non è guardato qua, giusto? Ok, ho la Vissal, ho la Vissal. Dopo la Vissal... Beh, diciamo che già con questi tre oggetti siete OP. Non lo so, un Randuin. Cioè, altro, un altro po' di tankevolezza. Un Randuin. Un Randuin per slowarli ancora di più, sì. Un Randuin ci sta. Un Randuin, Bye bye, Thresh. Cioè, teoricamente, una volta che avete preso Sunfire, Gauntlet e Abyssal barra Spirit Visage, siete a posto. Cioè, nessuno sarà in grado di farvi un cazzo. 200 armor, 100 MRS. 900 MRS perché ho la Abyssal, se avessi avuto la... Oh, you are French, I understand now. Ah no, cazzo, pensavo essere Yasuo. Sembro io, cazzo. Sembro io, you are French, sembro esattamente quello che dico io. Salve! Come sta? Io mi chiamo Ecco. È un piacere fare la vostra conoscenza. Mi chiamo Ecco, ma sono un ritardato lo stesso. Perché? No! Guardi qua. Metto le pozze. Tutte quante le metto. What the fuck? Cos'era quella roba, Zed? Che combo brutta era? Boom! Ciao! Sono Ecco anch'io di nuovo. Ciao, beh. No, bastardo! Ah, bastardo, però lo killo? No, non lo killo. Bastardo, bastardo, bastardo. Mi hai finocchiato. Ho sbagliato prima perché mi sa che ho resettato un paio di auto-attack. Non me ne sono accorto. Sto torre ogni tanto mi capita che clicco e mi... Si impalla tutto. Vabbè, sono 10-3. Se questa fosse stata una rank... Probabilmente l'avremmo finita prima e saremmo gruppati e avremmo preso draghi. Non ho fatto niente, sono solo rimasto top e non ho neanche aiutato bot. Cioè, perché... Perché sì, non perché me la sentivo. Vediamo loro come stanno. Allora, 2-8 Jin. Questo ce l'ha build completamente rossa. 3-5 questo. 4-12 Varus. 4-10... Ah, ecco perché mi ha rallentato così tanto. Voglio far zenare. 4-10 Bard.
fanno un po' cacare. Direi che io vado a prendermi il blu. Lo Zed non penso che se la prenda, se lo prendo. Ah, c'è un po' di raffreddore, cazzo. E cosa stanno facendo? C'è la festa? Qua c'è la festa? Perché non sono invitato? Perché non mi avete invitato alla festa? Io vorrei andare ad aiutare qualcosa. Ce la faccio? Voglio se ce la faccio. No, beh, non lo so. Aspetta, amico! Aspetta, amico! Ok. Vada, vada, vada! Vada, vada veloce, vada! Vada! Aiutiamoci così! Non so dove l'ho tirata quel coso. Ok. Lo volevo stunnare. L'ho fatto apposta. Non so se devo ultare. Devo ultare. Ok. Che schifo! Che schifo! Che schifo di chat. Ah, che schifo di... Ecco, please. Ho fatto morire Skarner? Sì, ma io volevo quei due, amico. Cioè, capirai che... Sei un sacrificio più che sacrificabile per due kill mie. Eschi di EI. No, perché sono andato? Mi sto divertendo. Buttiamo giù sta torre. Non penso che qualcuno venga a disturbarmi. Cioè, forse ora Graves. Vedi, mi inceppo quando sono vicino alle torri, non so perché. Non so se sono io o si inceppa proprio il centro, non penso di essere io. In Urf, ragazzi, ecco, era ancora più cancro, perché tipo poteva... Io posso saltare questo muro? Sì, posso, non lo sapevo. Voglio killare sto tizio. Li metto qua? No, se ne va. Dai, ora sono... Via. Lol. Cos'era quella roba? Ma chi è che sta passeggiando sulle scale di casa? Potresti dire... Io non sto nemmeno leggendo la chat, sinceramente. Cioè, io mi sto concentrando a giocare. Per una volta mi sto concentrando a giocare senza... E mi sto divertendo, senza badare alla chat. Salve! Come sta? Buongiorno. Oh, che palle. Stavolta me ne vado perché sono troppi. Porco due. Vabbè, almeno mi porto a casa questo. No! Forse fare un 1v4 non è stato questa grande intelligenza. Vabbè, fa niente. Potevo outplayarli, sinceramente. Cioè, sì, potevo, però... Insomma, mi sono un po' distratto. Stavo facendo... Ero in modalità Rambo. Windwall? Casual. Casual. Non è rimasto fermo così. Vabbè, penso che sia arrivato il momento... No, ma non è il momento... Cioè, sì, noi potremmo anche perdere. Cioè, se loro metti che sì... Loro si stanno impegnando tantissimo. Ma davvero tanto si stanno impegnando. Zed si è preso l'inibitor, a posto. Io vorrei continuare la mia... Ecco un grande split pusher, perché come Yasuo nessuno può farselo 1v1. Quindi può tranquillamente... Va, questo qua si fa 1v4. Vabbè, lui e Zed ce la fa, grazie. Grazie. Io non sono un assassin. Cioè, teoricamente ormai lo è Assassin's Creed. Ecco. Ora io continuo top. Trago è terra, perfetto, così mi aiuta a pushare. Sto dicendo che Ekko è un grande split pusher, quindi... Se arrivate a un punto del game in cui potete split pushare e poi andare di TP ad aiutare gli altri è più che giusto. Devo mettere più attack speed, eh? Ora Jin sta arrivando qua. Ciao! Sorpresa! Ciao! Ciao!
Grazie per il blu. E tu? Chi ci stunna? Perché si stunna? Poi a palle sto bard, cazzo. È inutile che flash. Questa volta ci rimetti pure tu, bastardo. Così impari a... Ecco. Così impari. Tra chi mi sono fatto? Così impari ogni volta a ultarmi, figlio di puttana. No, com'è che lo faceva? Ah, ecco. Sta cosa è troppo fastidiosa. Minion? Minions? Chi spawna per primo Jin? Ok, vuol dire che spawna e lo killo. Attenzione. Dove sei? Dai, lo so che verrai qua. Lo so che verrai qua a tentare di difendere. Lo so che verrai qua a tentare di difendere. Non puoi non venire. Eccoti qua. Bella, bella quest'ultima. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta questa ultima. Mi è piaciuta questa ultima. Ah, ok, sono arresi. Oh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ecco, fa schifo, è broken e tutto quello che volete. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao.